Come fare per introdurre nuove abitudini e cambiamenti nella tua vita di tutti i giorni in maniera duratura? Quello che ho scoperto è che quando decidiamo di introdurre un nuovo cambiamento, una routine che ci potrebbe far bene, può essere qualsiasi cosa, può essere voglio andare tutti i giorni la mattina a correre, o voglio andare a fare una passeggiata tutti i giorni, piuttosto che voglio bere l'acqua e il limone appena alzato, piuttosto che voglio meditare 10 minuti, piuttosto che voglio riservare del tempo per non fare niente e stare soltanto con i miei figli, piuttosto che qualsiasi cosa sia. Quello che ho scoperto è che partiamo con un grande entusiasmo, una grandissima voglia di fare quello che abbiamo pensato, ma poi dopo che è passata magari una settimana o due in cui facciamo questa cosa alla grandissima, saltiamo una, due, tre volte, succede qualcosa e poi alla fine piano piano tutto ritorna esattamente come prima. Non è che non ci credevamo, ma non abbiamo avuto un modo per rimanere saldamente agganciati a questo obiettivo e a seguirlo in maniera che non si perdesse al primo soffio di vento. Ma non è necessario che sia così, perché una volta che ci ho sbattuto una, due, tre, quattro volte, ho detto: ma fammi capire questo meccanismo, perché non mi sembra così difficile o impossibile, forse si tratta soltanto di avere un pochino di metodo. E quello che ho scoperto è che se traccio e misuro in maniera super semplice, anzi ti dirò divertente, queste mie nuove abitudini che voglio introdurre nella mia vita di tutti i giorni, diventa molto più semplice, piacevole ed efficace e riuscire a farle diventare parte integrante della tua vita. Che c'è da fare? Niente di particolare. Si tratta soltanto di avere un foglietto, che può essere cartaceo ma può essere anche digitale, dove tu segni, hai una specie di calendario dove segni queste nuove abitudini che vuoi adottare, e c'hai i vari giorni della settimana, le varie settimane, i vari mesi, e ogni giorno hai una casellina, e se quella cosa che hai deciso di fare la fai, metti una bella crocetta alla casellina, marchi col pennarello verde che l'hai fatto. Quando non lo fai invece, non metti la crocettina oppure metti il segno rosso. E se questo cartello, se questa dashboard, tu la guardi tutti i giorni, la metti in un posto dove tu ci vai a sbattere il naso, hai davanti a te il quadro della situazione. Perché dove hai le caselline con le crocette e il verde, sei motivato ad andare avanti, e anzi se salti riesci a notare subito magari che c'è qualche problema, qualcosa che ha creato una situazione difficile, la puoi andare a sistemare. Dove vedi che c'è il rosso e non ci sono crocette, è il posto dove andare a fare qualcosa, a introdurre qualche ulteriore cambiamento, qualche soluzione diversa per far sì che quella cosa che hai deciso di fare poi avvenga realmente. E quindi già nell'insieme, nel vedere tutte queste caselline, tu sei motivato ad andare avanti, a seguire, a cercare di correggere dove non vai bene, e dove tra l'altro cominci a vedere il verde fisso o le tante crocette, sai che quell'abitudine, che quella nuova routine ormai è diventata parte permanente della tua vita. Guarda, io ti dico di provare per conto tuo, c'è un tool fighissimo che ho utilizzato, si chiama Track Burner, lo trovi a trackburner.com, e ti dà la possibilità di creare tante strisce quante sono le nuove abitudini e un routine che tu vuoi introdurre nella tua vita, e ti dà tante caselle quanti sono i giorni, le settimane e i mesi dell'anno, dove non solo puoi mettere crocetta o colorare, ma puoi colorare anche in maniera diversa a seconda di non l'ho fatto per niente, l'ho fatto un pochino, l'ho fatto alla grandissima. Morale della favola: se tieni sott'occhio e non ti affidi esclusivamente alla tua capacità di poter cambiare le cose semplicemente col tuo spirito di volontà, ma ti aiuti tracciando e misurando dove il cambiamento avviene, dove salti a difficoltà di modo che puoi correggere la mira e dove stai andando alla grandissima, diventa molto, molto, ma molto difficile fallire. Thank you.